Ci siamo, e allora ciao a tutti ragazzi, sta per cominciare Telephone Jokes. Noi adesso stiamo insomma facendo gli ultimi preparativi, abbiamo lanciato già questa diretta, io tra l'altro non la vedo, quindi aggiorno se non la vedete, se non la vedete niente perché non mi sentite, quindi niente, però se la vedete e c'è qualche problema aggiornate la pagina che sicuramente potrebbe essere di aiuto. Intanto aiutateci, dateci una mano, visto che la radio è nata da poco, quindi se potete condividete la nostra diretta nei gruppi di scherzi, nei gruppi di divertimento, dove vi pare, insomma, sul vostro profilo, in modo che ci date una mano a rendere il tutto più visibile. Io intanto vi faccio anche qualche condivisione mia, vediamo, perché non riesco a condividere, vediamo un po', Madonna mia, questo capello. Ci siamo, condividi, eccoci qua, basta andare su condividi, poi scegliamo sia il gruppo e l'abbiamo condiviso. On air, adesso. Telephone jokes. Eccoci, telefono scritto malissimo. Telefone. Telephone Jokers, eccoci. Maiuscolo più carino. On air, ora. Adesso, Telephone Jokes. Fai il tuo scherzo, scriviamoci pure. Abbiamo già i primi amici collegati. Ciao ragazzi! Che cos'è Telephone Jokes? È una trasmissione in cui faremo degli scherzi telefonici, ma scherzi che ci avete richiesto voi. Noi è una settimana che abbiamo fatto un promo, l'abbiamo mandato un po' in giro chiedendovi di lasciarci un messaggio su WhatsApp o tramite Messenger alla pagina Radio Portici Live. Qualche messaggio ci è già arrivato, quindi abbiamo i primi scherzi da fare oggi. Alcuni ce li potete mandare anche durante la diretta, noi ci proviamo a farli, vediamo insomma se riusciamo per tempo. Altrimenti li rimandiamo alla prossima settimana. Comunque, se ci chiedete uno scherzo, siate sicuri che lo facciamo. Allora, io intanto continuo a fare un po' di condivisioni in modo che ci vedano un po' più di persone e ci divertiamo anche di più tutti insieme. E allora, siamo già di qua, poi lo mettiamo da quest'altra parte. Allora, condividere, condividere. Un po' di problemi a condividere, spero che voi abbiate meno problemi di me a fare le condivisioni. Invita. Allora, possiamo invitare un po' di gente, invitate, invitate, invitate alla diretta. E niente, condividiamo, condividiamo. Dalla regia, ma voi avete problemi a condividere? Perché io non trovo il tasto condividi qui? Io non trovo condividi, regia. Ho un po' di problemi a condividere. Ne ho condiviso una volta e adesso non me lo ridà più. C'ho invita come tasto, ma non lo condividi. Mo ritorno sulla pagina di Radio Portici Live e vediamo un po' se da lì ci riesco. Lascia questa pagina. Eccoci, comunque ci siamo quasi. A quanti siamo, regia? Perfetto, siamo. Siamo già, mandiamo la sigla? E allora ragazzi, inizia così Telephone Jokes. Sigla! Renta! Su Radio Portici là e puoi beffare chi vuoi, tu dici come adesso pensiamo noi. Un attimo, sono subito da lei. Telephone
Eccoci, allora siamo pronti con gli scherzi. E naturalmente durante la diretta potete condividere, potete mandare messaggi, io cercherò di leggervi, naturalmente lo farò tra uno scherzo e l'altro perché mentre sto facendo lo scherzo devo essere concentrato. E intanto continuo a condividere, condividi su una pagina che gestisci, condividiamo qui, così anche i fan di Gender Parisi, Telegender riescono a vedere. Eccoci qua. E allora io non so quando cominciare. Noi abbiamo, come funzionerà? Come funzionerà? Vi dicevo, abbiamo chiesto di mandare dei messaggi. Alcuni di voi ci hanno mandato un vocale in cui vi chiedono lo scherzo e il tipo di scherzo più o meno che vogliono che io faccia alle loro vittime. E noi ci organizzeremo. Io per fare questo devo entrare nel personaggio, quindi ho intorno a me un po' di costumi, un po' di cose da utilizzare mentre faccio queste chiamate per calarmi meglio nel personaggio. Vediamo che succede. È una prova, ragazzi. Siete clementi, mi raccomando. È la prima volta che faccio questa cosa degli scherzi telefonici e vediamo che succede perché sono curiosissimo anch'io. Allora, ci siamo. Quando la regia mi dice, io provo, però intanto volevo continuare a condividere un po' i gruppi perché altrimenti. Certo, ci siamo. Allora, possiamo anche probabilmente cominciare. Perfetto, grazie Florinda per condividere. Ci siamo. Scherzi, mettiamolo di qua. Una pagina che si tratta di scherzi. Bene, io comincerei. Vi faccio sentire il primo messaggio e vediamo con quale scherzo cominciare. Abbiamo questi WhatsApp che ci sono arrivati. E cominciamo con uno scherzo che mi ha chiesto una mia amica, che è una che conosco. Ciao, ciao Gender! Allora, io sono Simona Sventura e vi sto chiamando perché vorrei organizzare uno scherzo a un mio amico che si chiama Matteo Miglio e che fa il presentatore perché insieme a lui e tantissime altre persone stiamo organizzando un festival online che si chiama Drag and Friends e quindi volevo, insomma, prenderlo un po' in giro. Ci pensate voi? Beh, certo che ci pensiamo noi. Allora, per fare lo scherzo a Matteo, devo calarmi nei panni di un intervistatore, perché avevamo pensato per Matteo Miglio di fare una finta intervista, anzi, una finta intervista per parlare del festival e cercare di farlo innervosire dicendo delle cose atroci, perché è un festival di drag queen e diremo per finta, quindi chiunque senta cose che possono sembrare offensive, lo stiamo dicendo per finta, non stiamo facendo sul serio, perché vogliamo proprio farlo innervosire. Io a questo punto credo di entrare nel personaggio dell'intervistatore in questo modo qui. Ops, visto che è un intervistatore un po' particolare, ci mettiamo anche qualcosa. Oh, ci siamo? Come sto? Oh, mi sento a mio agio. Allora, partiamo con la prima telefonata. E vediamo. Eccoci qua. Siamo pronti. Non lo devo dire, se no lo chiamate tutti. Allora, eccoci qua. Speriamo bene perché ci ha detto prima, perché l'ho chiamato per avvisarlo che gli avrei fatto un'intervista e mi ha detto che sta lavorando, quindi speriamo che ci risponda. Vediamo un po'. Gli ho detto che sono Gerard Cartier per Radio Mano a Mano. Vediamo un po'. Pronto, Matteo? Ciao, sono Gerard, siamo pronti. Ti trovo libero o sei impegnato? Allora, mi trovi libero, poi se c'è qualcuno ti Perfetto, scrivo. sospendiamo, poi Ah, magari perfetto. continuiamo dopo. Allora, intanto la regia è pronta. Michele, mi dici, ci siamo? Possiamo cominciare la registrazione? Ok. Va bene, prova a parlare un attimo, Matteo, per favore. Prova, mi sentite? Senti, Michele?
Ok. Bene. Allora, eccoci qua, amici di Radio Manamanà, ci siamo. Siamo arrivati al momento in cui parliamo di arte come al solito e abbiamo un ospite speciale stasera, perché domani parte un evento molto particolare, un evento che parla di drag queen, di sapere cos'è una drag queen, no? Sono uomini che fanno teatro nelle vesti femminili, o anche donne che fanno teatro nelle vesti maschili, quindi però sono i drag king, ma ce ne dirà di più il presentatore, uno dei presentatori di questo festival, che si chiama Matteo Miglio. Benvenuto Matteo! Ciao, buonasera a tutti. Peraltro, un festival di drag queen con un presentatore che non è una drag queen, e questo sembrerebbe paradossale, ma insomma, serviva la figura maschile del gruppo per metter pace tra tutte queste signore, tra queste prime donne che saranno appunto, che scenderanno in campo per questa iniziativa. Vabbè, perdonami Matteo, però se ci serviva la figura maschile, forse è più virile Simona Sventura, no? Assolutamente sì, anche perché non depilata, guarda, ti fa paura. Però insomma, questo è quello che offriva il mercato in questo momento. Sarà la pandemia, ma non si è trovato di meglio, ecco. Bene, a proposito del mercato in questo momento, visto che ci sono tante drag che si espongono così anche a titolo gratuito online, secondo te è il caso di far pagare alla gente 6 euro per guardare questo festival? Guarda, ce lo siamo domandato, ci abbiamo ragionato e credo che sia il primo passo per ricominciare. Non era mai stato fatto un festival di questo genere in Italia, anche perché non c'erano queste condizioni. E io credo che il fatto che molte drag queen, ma non solo, anche molti performer, da cantanti a quant'altro, abbiano fatto dirette, quindi si siano presentati al pubblico gratuitamente, sia stata un'ottima mossa anche pubblicitaria per far vedere al pubblico che loro continuavano ad esistere e che tenevano soprattutto al loro pubblico. Ora è il momento di far vedere, che il pubblico faccia vedere quanto tenga ai loro artisti, quindi tornando a sovvenzionare quella che è un'arte che vive proprio grazie esclusivamente al pubblico. Quello che ci tengo a dire è che quello che vedranno in questo festival sono tutte proposte assolutamente inedite, quindi è stato chiesto a tutte le partecipanti, ai gruppi di partecipanti, di non ripetere nulla di quello che avevano già fatto in passato o che poteva essere già visto in precedenza, ma di creare e di ragionare su un prodotto che fosse appunto in esclusiva per il festival. 6 euro è un prezzo, credo, estremamente democratico e poi è una prova. Certo, non è un gran prezzo, giustamente, poi insomma, artisti è una parola grossa, alla fine sono dei maschi travestiti, no? Eh beh, ma tutto nasce da lì, se tu pensi alla storia del teatro, scomodiamo i greci, scomodiamo i romani, le compagnie teatrali erano fatte solamente da uomini, per cui il teatro, quello nobile, quello classico, nasce dagli uomini. Certo, certo, ma dietro questa cosa del travestimento c'è sempre anche la prostituzione o no, Matteo? Beh, io credo che siano due cose estremamente diverse, nel senso che noi quando usiamo il termine artisti per il mondo drag, tu prima mi hai provocato dicendo ma sono solo uomini travestiti, lo usiamo proprio per fare una distinzione, nel senso che le drag queen fanno spettacolo, si travestono perché serve a creare quel personaggio appunto magico, quel personaggio colorato, quel personaggio sopra le righe che rompe quel muro che ci può essere tra il pubblico e il palco. Le drag queen spesso appunto lavorano anche in ristoranti, pizzerie, quindi... Che è il posto più adatto secondo me, perché poi insomma... Come dici? Che è il posto più adatto, ristoranti e pizzeria, mo, insomma. Ma soprattutto perché ti danno da mangiare gratis dopo. E certo. Curati, sì. Cioè, è una meraviglia. E, certo. E quindi, guarda, quando si parla di drag queen, si parla veramente di una maschera. Poi, nella vita quotidiana, ognuno è libero poi di fare quello che vuole. Purtroppo, dopo la maschera se la tolgono, però, giusto?
A volte te la tolgono e a volte quando magari si lavora in discoteca e cominciano a essere le 5, le 6 del mattino, escono proprio i baffi da sotto la, da sotto il cerone, quindi la maschera viene proprio sputata fuori. Sì, comunque vabbè, giustamente non ci saranno poi, essendo Drag and Friends, non ci saranno solo drag queen, ma abbiamo visto che ci saranno anche, insomma, ragazze che si spogliano, ragazzi che si spogliano. No, guarda, ci sono performer di burlesque, sia uomini che donne. Queste cose un po' porno, diciamo. Queste cose un po' porno. No, dovresti pagare più di 6 euro. Per... Vabbè, giustamente. Vabbè, però è porno a basso costo. Un po' soft. Bene, no, sono contento insomma che ci capiamo, no, speriamo insomma che la gente capisca questa cosa, insomma. Poi c'è tutta la questione dei diritti anche, che è importante, ma finché non mi fanno adottare i bambini sono tutti contenti. Ma i bambini vanno a letto, noi andiamo dopo le 21, i bambini devono essere già a letto, già. Giusto, non è una cosa per bambini, perché questo, insomma, comunque, se Dark Queen sono un po'... Però il pubblico del mondo drag, chiaramente in determinate situazioni, perché non ti parlo delle discoteche o di altri tipi di locali, ma quando la drag queen si esibisce in pizzerie, feste in piazza, piuttosto che ristoranti, feste di paese, i bambini sono estremamente attratti da questa figura, perché la vedono per quello che è, cioè un carro allegorico, una maschera e quant'altro. Poi quando c'è Simone Ventura è sempre il circo, quindi diciamo... Esatto, poi quello che disegnano il giorno dopo a scuola e come spiegano alle maestre questi uomini enormi con le parrucche, quello è un altro discorso. Certo, vabbè, a volte sono davvero inguardabili, diciamo, insomma, io adesso non... Tu mi vuoi far dire cose che io non posso dire, insomma, diciamo che a volte vanno viste contro luce. Va bene, io insomma... Vi auguro una buona cosa per domani e niente. Grazie. Spero che qualcuno abbia il coraggio di pagare questi 6 euro per vedere. Guarda, il coraggio, torna il coraggio. Io non lo so, non credo onestamente. Guarda, da qua dal 23 di maggio al 28 di giugno c'è tanto tempo per farti cambiare idea, tanto tempo per incuriosirti e soprattutto scorri il nostro palinsesto e magari ti farai rapire da una foto in particolare di una drag e ti incuriosirà più degli altri. Non devi comprare tutto, Lo so, però secondo me, ti ho detto, 6 euro è un po' troppo per delle performance di travestiti, perché comunque non è che stiamo parlando di arte vera. Ma guarda, ti stupirò, perché tra l'altro ti stupiranno, perché loro si mettono in gioco, e ti dico, se tu pensi che saranno tutti prodotti chiaramente fatti con imposti, appunto raggiungibili con queste restrizioni, quindi non sarà possibile accedere a teatri, ad altri palchi importanti, non è da tutti riuscire a creare qualcosa, anche minima, in situazioni di questo genere. E secondo me l'obiettivo solitamente è quello di strappare un sorriso, e molte ci riusciranno, non dico tutte, ma... No, certo, voi omosessuali siete abituati alle situazioni strane. Ah, guarda, noi siamo nati strani. Guarda, se c'era un mio amico che diceva, sai come riconoscere la gravidanza di un omosessuale? Perché il maschio ti fa la pancia punta, la femmina fa la pancia piatta, l'omosessuale solitamente è una gravidanza isterica, quindi ha le mani laterali che urla e quindi la pancia è tutta laterale. E quindi noi nasciamo da questo, nasciamo da una bellissima isteria che ci porta poi a voler fare, voler creare e voler essere assolutamente visibili. Bene, niente Matteo, io mi arrendo, perché ho provato a farti arrabbiare in tutti i modi, ma non ci sono riuscito, perché non sei su Radio Manamana, ma sei su Radio Portici Live, e questo è Telephone Jokes, è una trasmissione di scherzi telefonici, io sono Gender Parisi, che sarò con voi nel festival. Ciao. Ho provato a dirti di tutti i colori, ma sei di una pazienza unica. Bravo, sì, ma credo che mi abbiano scelto per quello, visto che dovrò mediare un po' tra 70-80 queen, ecco. Bene, sei stato in gamba veramente, perché io insomma penso che uno dei nostri amici si sarebbe scatenato a dire le cose più acide che poteva. Ma niente, io stavo per fare. Allora dovevo insistere, niente. poi vai a vedere, perché tanto noi siamo in diretta adesso, finiamo alle 19 in realtà, e poi troverai sulla pagina Facebook di Radio Portici Live, perché siamo in diretta Facebook in questo momento,
e troverai la diretta che rimane come video, quindi poi potrai andare a vedere e ti fai una risata. Ok. Grazie ancora, Matteo. Certo. Grazie, Matteo, buon lavoro. Ciao. Niente, Matteo non si è arrabbiato. Va bene, no, proviamo con il prossimo, vediamo chi facciamo arrabbiare. Io partirei con questo scherzo a una signora che non ho capito se è di Portici o Napoli, forse Portici, vediamo un po' che ce lo dice nel vocale. La mandante si chiama Angela Manna. Ascoltate il vocale. Ciao Gender, sono Angela Manna. E niente, volevo fare un piccolo scherzetto a Rosaria Caffarelli, una mia amica, che le voglio molto bene, che ha un figlio che è a Portici, ha un negozio di generi alimentari a Via Pagliara, e quindi niente, spero che mi perdoni e che ci conosciamo da 50 anni, sicuramente le piacerà. E niente, le voglio tanto bene, io lo voglio dire da qua. Ciao ancora, grazie. Eccoci qua. Allora, la nostra vittima si chiama Rosaria Caffarelli e le faremo credere che suo figlio, che ha questo negozio di alimentari, è stato fermato dalla finanza perché stava trasportando troppe cose. Questo è quello che poi. Perché io poi, quando mi lasciate il messaggio, vi richiamo e mi organizzo con voi per farmi dare, insomma, qualche notizia in più rispetto a quello che volete sia fatto nello scherzo. Quindi, la signora Angela ci ha chiesto di giocare proprio sul fatto, perché lei è molto legata al figlio, col fatto anche del lockdown, non l'ha visto per parecchio tempo. E quindi io devo essere il più serio possibile. Mi metto una camicia per sentirmi serio. Vediamo, anche se non ci ho vestiti da finanziere, però almeno per darmi un contegno. Ci incamiciamo, mettiamo questa camicia e chiamiamo la signora Rosaria. Vediamo un po'. Ma intanto nella diretta c'è qualcuno che sta commentando, ci stanno chiedendo qualcosa, regia? Oh, troppo. Allora, vi ripeto come mi sta suggerendo la regia, che se volete fare uno scherzo anche adesso, anche subito, potete contattare la pagina, lasciare un messaggio o tramite WhatsApp, perché c'è il numero WhatsApp collegato alla pagina, oppure tramite Messenger. Potete chiederci uno scherzo che possiamo fare anche subito. Intanto io sto preparando per lo scherzo alla signora Angela, sì, scusate, alla signora Rosaria Caffarelli. E la mandante si chiama Angela e il figlio si chiama Massimo. Partiamo con uno scherzo. Datemi un attimo, questo è l'unico numero che non mi ero segnato. Purtroppo ci siamo. Dove? Eccolo qua. E allora, tic tac tuc, tic tac toc, tic tuc, ta ta. E ci siamo. Oh cavolo, ci dice che il numero selezionato è inesistente. Però magari ho sbagliato io a farlo. Riproviamo. Vediamo. Info strada.
Niente. Informazione gratuita. Il numero selezionato è inesistente. Ok, vediamo. Sì, tra l'altro è la mamma di una persona che noi conosciamo, Angela. Non so se la regia riesce a contattare Salvatore. Per dirlo. Noi intanto andiamo avanti, facciamo il prossimo scherzo e poi ritorniamo sulla signora Rosaria, perché purtroppo se il numero è sbagliato io non posso farci niente, mi raccomando, quando nel vocale non lasciate il numero di telefono, perché quello naturalmente non lo possiamo far sentire poi in diretta, ma poi scrivetelo come messaggio e controllate che sia giusto, perché se non è giusto poi va a finire così, va bene? Allora, possiamo andare avanti con un altro scherzo. Perfetto. Io andrei avanti invece con uno scherzo a Fabio. Vediamo di fare questo scherzo a Fabio. Faccio sentire il vocale del mandante. Eccoci qua. È un mandante anonimo, perché voi naturalmente potete anche decidere di non far sapere se siete voi, potete mandarci la richiesta dello scherzo che volete fare, anche con la voce camuffata, anche senza dire il vostro nome, anche insomma senza palesarvi, perché è naturale, magari volete fare uno scherzo senza far sapere che siete stati voi a farlo, e noi lo faremo lo stesso, l'importante insomma che non siano cose cattive, quindi adesso vi faccio sentire il mandante anonimo, l'unico anonimo che abbiamo oggi. Carissimo Gender, senti, c'ho una vittima proprio fatta apposta per te, si chiama Fabio Oliviero, lui è molto patito per le canzoni, canta, e gli voglio far credere che tu lo stai chiamando per Si tu che vales, vabbè, mi fido di te, occupati di tu. Vediamo. Dato Si che vales lo facciamo chiamare da Aurora. Tu sì che vales. Vediamo un po'. Ci siamo. Intanto vediamo un po' che dicono mentre mi chiamano. Ah no, vedi, c'è Angela Manna, c'è, è online, ci sta scrivendo, Vediamo. Ci sta scrivendo online sulla chat, ci sta dicendo. Poi mando il video a Massi. Sì, vabbè, questo sì. Però ancora, vabbè, adesso ci scriverà con la regia e ci farà avere il numero giusto. Nel frattempo io mi trasformo in Aurora, perché è Aurora che parlerà con il nostro Fabio Oliviero, perché Aurora è la segretaria di Tu sì che vales. Vediamo. Oh, eccoci qua, mi sento molto più segretaria adesso. Aspettiamo. Quanto fa segretaria? Nel rossetto rosso. Cioè, sono inguardabile, però ci sto. Mi posso calare nella parte. Mi serve solo qualcosa intorno. Vediamo, ci rimettiamo questo. La prossima volta me ne porto di più. Adesso ce lo mettiamo così. Anche se l'intervistatore ci sta. Mettiamo così e sono Aurora, siamo pronti, eccoci. E ormai sono diventata Aurora, quindi faremo questo, poi torniamo, abbiamo trovato il numero della signora Caffarelli, quindi dopo la chiamiamo, ma in questo momento non posso uscire da Aurora, quindi chiamiamo Fabio. 9 6 7. Non devo dire i numeri. Eccoci. Speriamo che ci risponda Fabio. Vediamo. Niente. Riproviamoci. Controlliamo. Sì, proviamo, via. Non darsi la sbagliata a premere, perché il primo sembrava libero, poi invece è diventato occupato. Scusate, è uscita un attimo da altri stage.
Niente. Regia, questo è il numero di Fabio, eppure non ci sta rispondendo. Sembra sia occupato. Eccoci, ci riprovo l'ultima volta, poi mi ritrasformo nel finanziere. Eccoci, eccoci. Riproviamo. Ci siamo. Eccoci qua. Riprovo, vai regia. Oh, eccoci. Niente. Poi ho impegnato perché parte il primo squillo libero e poi invece chiude. Quindi, ritorniamo ad Anna. Vediamo. Eccoci qua. Regia, mi inviate il numero corretto su WhatsApp, per favore? Ah, ok, è vero, scusa. Eccoci, ci siamo. Eccoci qua. Infatti è diverso il numero, però fammi ritornare un attimo in condizioni normali. Eccoci, facciamo velocemente. Basta questo, sono già abbastanza finanziaria, non ce la faccio a vincere, però va bene. E allora proviamo subito con il numero giusto della signora Rosaria Caffarelli. Vediamo, 3, eccolo, ecco qua, ecco, ta, 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 e ci siamo. Speriamo bene. Rosaria Caffarelli, figlio massimo. Proviamo di nuovo, c'è qualche problema con questi telefoni. Ma questa è la prima puntata, ragazzi, ma poi piano piano cominceremo anche a organizzarci meglio. Questo è esatto, sì, ma infatti non dava il numero sbagliato, ma ci stava dicendo che cioè non c'era campo. Ci riproviamo, eccolo, eccoci qua. Vai, siamo di la voce. Regia, mi sentite meglio di qua o di qua? Dove stavo prima? No, non sta nemmeno squillando. Oh, finalmente. Sì. Pronto, signora Rosaria Caffarelli? Sì, che è lei? Salve, guardia di finanza. Abbiamo fermato un attimo suo figlio, Massimo. E suo figlio? No, perché sta portando delle mozzarelle e altre cose di affettati e ci ha detto che sono per lei. Aspettate un attimo, scusate, perché sto a casa. No, niente signora, non si preoccupi, stiamo solo controllando, non è niente di grave, cioè non si figuri, non si metta paura. Ripetere perché non ho capito niente. E sto dicendo, abbiamo fermato a suo figlio, visto che c'è questa emergenza Covid e stiamo facendo i controlli, e abbiamo trovato la macchina piena di mozzarella, affettati, provole, caciocavalli, e ci ha detto che li sta portando a lei, perché mo è un sacco che non la vede. Noi stiamo controllando questa cosa perché a noi ci sembra un po' troppa roba per essere solo per lei, signora. Perché quello è me e io non c'entra. Ma è per lei questa roba? E diciamo sì, ma no, per me diciamo. Ma signora, ma lei si mangia 10 kg di mozzarella? Ma io non lo so, parlate con mio figlio, perché io ho chiesto qualcosa, ma non... Ma è suo figlio che ci dice che è per lei, qua non è che ci vuole prendere in giro. È possibile che 10 kg di mozzarella se li mangia solo lei, signora? Non
No, signore, io col telefono qua del lavoro non è che gli posso passare a suo figlio. Poi suo figlio lo sentirà dopo e si farà spiegare, però io devo stare un attimo attento qua. Cioè, io adesso gli faccio una multa di almeno 600 euro perché queste cose non sono per lei. E io volevo sapere, signore, perché se suo figlio ci ha dato come alibi che le sta portando a casa sua, se lei mi risponde così vuol dire che non è vero. Io ho chiesto a mozzarella, ma non so lei che... ma 10 kg, signor, 10 kg mozzarella. E mo gliela faccio sta multa allora, 600 euro di multa ci stanno. Ce la facciamo sta multa? Non è che posso chiudere un occhio, signore, qua io sto lavorando, qua c'è sta l'emergenza e tutto quanto. Visto suo figlio va in giro con 10 kg di mozzarella che le va a vendere alle persone, senza guanti, senza mascherine, come fa? E suo figlio me l'ha dato perché ha detto no, io questo lo sto portando a mamma. Ma io mi sento preso in giro, signora, così. Signora, altrimenti io le devo chiedere di venire pure a lei al commissariato. Io suo figlio me lo porta in caserma. Vediamo che dobbiamo fare, perché qua non è normale questa cosa, Lei che fa? Può venire tra 20 minuti in commissariato? Ma non si capisce niente, non mi potete chiamare più tardi, perché qua non si capisce. Signora, io la posso chiamare più tardi, ma dopo a suo figlio già l'abbiamo messo la multa, bisogna pure capire, perché qua è pure presa in giro di pubblico ufficiale. Qua suo figlio mi sta prendendo per scemo a me. Mi dice le porta a mamma, 10 kg mozzarella porta a mamma. Per chi mi ha preso a me? Babbone, mica sono babbone io. Signora, secondo lei io sono babbone? Io non lo so. Devo venire pure io. Signora, se suo figlio ha detto che gliele portava a lei, lei è testimone. Io mo se questa cosa è finta, lei mi sta dicendo così, qua la multa ce la devo fare pure a lei. Ma se suo figlio ha detto che erano per lei, mo 10 kg mozzarella per lei, signor. A chi gliele deve vendere queste mozzarelle? Dica la verità. No, ma io non... una ragazza mi disse che veniva da... come si chiama? Non ho visto che a Brescia. A Brescia? Mi telefonò un'amica lì che io vado sempre là, no? E mi disse, ma sai, guarda che viene una ragazza, dice che con un po' si può stare a fondo da soffitto. Ah, allora le porta a lei e poi lei le vende. E qua, signora, questa è vendita in pubblica in ufficiale. Ma non mi ha detto i soldi da chi va a me, ma ha detto così che andavo da mio figlio perché io avevo ordinato la mozzarella. Però tutto il resto non so niente. Sì, signora, ma qua tutte queste mozzarelle, io scommetto che lei ce le venda tutto il condominio là. No, da me? A Brescia. A Brescia addirittura, quello non si può passare, no, che stanno chiusi. Quello sta qua, è venuto a trovare da un sorti. Ma signora, quelle stanno chiuse tutte le regioni, queste deve portare mozzarella a Brescia, ma questo è un reato ancora più grave. Quando andiamo a finire nel penale, signora? No, quello mi ha telefonato l'amica di Brescia, quando si chiede una ragazza, una signora, dice che vado a un poco di mozzarella da tutti. Però non mi ha detto né quando né come, non mi ha detto neanche quantità, dico non so niente. No, signor, qua sono 10 kg, calamarra sta, A me? No, a lei, a suo figlio arrestiamo. A lei poi ci facciamo una multa perché lei è stata complice. No, signore, qua dobbiamo vedere qua. O ci prendiamo noi le mozzarelle e chiudiamo un occhio. Non voglio dire, non mi faccio tu stesso perché io tengo un cuore malato.
se dopo facete spazio. No, signora, signora, è uno scherzo, non si preoccupi. No, non le voglio far prendere nessuno spavento. Ci siamo da una trasmissione di Radio Portici Live, si chiama Telephone Jokes. Ma non è, ma voi non dovete fare scherzi, siamo stati su un ma no, signora, signora, non si preoccupi, non si preoccupi. Appena mi ha detto che si sentiva male, mi sono fermato subito. No? Di sicuro se le faccio venire qualcosa, non voglio assolutamente, era solo per giocare. Suo figlio sta benissimo, il negozio va benissimo e siamo tutti bene. Lo scherzo gliel'ha fatto una sua amica, poi se va a vedere la trasmissione scoprirà anche chi è questa amica. La trasmissione dove si vede? Su Facebook, su Radio Portici Live, e la trasmissione si chiama Telephone Jokes. No, signora, ci fermiamo subito, non facciamo sentire male a nessuno, non si preoccupi, appena me l'ha detto ci siamo fermati. Va bene, grazie ancora, buona serata, signora. E beh, la signora Caffarelli, ci stava rimanendo male. Purtroppo io almeno non me la sento di andare avanti quando qualcuno mi dice che si sta sentendo male, mi fermo. Spero che insomma voi gradiate questa cosa, perché a scherzo e scherzo finché ci divertiamo tutti. Se qualcuno poi ci deve stare male, ci fermiamo. Io non so se riprovare a questo punto a fare lo scherzo a Fabio. E non risponde, però se lo chiamo da così che vale, se poi è anonimo, come fa? vediamo un po', io ci riprovo per una volta e poi se no andiamo avanti, vediamo dove ho messo le mie cose, torniamo nei panni di Aurora, anzi no, Aurora era così, questa era quella di prima, oh, Aurora era stesa, intanto che succede nella diretta, vediamo io. Mi ero un attimo assentato perché ero diventato un po' finanziere. Però nella diretta abbiamo... Oh, guarda, ladri di mozzarella finanziaria. Poi che abbiamo? Ah, Angela Manna mi ha detto bravo, adesso mi tocca la cazziata. Poi, dai, stavano ridendo tutti, per fortuna. Sono contento. Rosaria diglielo, magnatevela voi la mozzarella. Vabbè. Poi me li leggo tutti, vi giuro che me li leggo tutti. Ecco, vai Rosaria. Va bene. Allora, intanto io voglio fare sto scherzo a Fabio, perché con Fabio secondo me ci divertiamo. Voglio solo vedere questa cosa, tornare nei panni di Aurora e vediamo un po' se Fabio risponde. Che poi Aurora, purtroppo per rimettere il numero è un problema. Vabbè, noi ci riproviamo, vediamo che succede. Vediamo un po'. No, tanto il numero è quello perché il primo squillo lo fa. Vediamo. Fabio, rispondici, che è la tua occasione per così che vale, se tu non mi rispondi. Forza Fabio! Vediamo un po'. E siamo tornati a Aurora. Niente. Io provo a fare una cosa. Gli faccio uno squillo dal cellulare, dicendo che lo sto contattando, ma che lo devo chiamare dal fisso, e così almeno vediamo se dopo ci risponde. Vediamo un po' dove sta questo numero. Allora, facciamo questa prima, tanto se gli rimane il mio numero non è importante. Vediamo un po' dove sta il numero. Sì, ma glielo diciamo dopo, mica subito. Allora, proviamo a chiamarlo da qua e gli diciamo di rispondere dall'altra parte. Eccoci qua. Sperando che prenda, perché purtroppo in questo studio il cellulare non prende.
Eccoci. Vediamo un po' se da quando risponde. Pronto? Pronto? Pronto Fabio? Sì, chi è? Fabio, salve, sono Aurora da Susike Vales. Pronto? Pronto Fabio, mi sente? Sì, la sento, sì. Salve, sì. Io sto provando a chiamarla da un telefono fisso, ma lei non mi risponde. Io la sto chiamando per Susike Vales perché lei ha fatto i provini, no? Sì, sì, giusto. Io adesso attacco qui e la richiamo dal fisso, perché la sto chiamando col mio numero privato, la devo chiamare col numero dell'ufficio, Fabio. Va bene. Mi va risponda bene. Però, eh. Sì, va bene. Grazie, va bene. A tra poco. Ci siamo. E non vorrei che poi... Sì, sì, adesso ci divertiamo, vediamo un po'. Mamma mia, sta Aurora quanto è sexy, io una puttarella ce la darei. Non mi rispondo, Fabio. Ma Fabio, ti stai perdendo l'occasione della tua vita, questo è tu sì che Valles che ti chiama. Ci abbiamo ancora un quarto d'ora. Io non lo richiamo da qua. Che vogliamo fare? Che non ci vuole venire alla trasmissione? Fabio, non si fa così, eh? Sì, sì, grazie. Andiamo. Pronto? Pronto, Fabio? Sì, sono Fabio, sì. Salve, io le ho detto che la chiamo dal fisso e lei non mi risponde. No, non mi è arrivata nessuna chiamata ancora. Come no? Non le arriva una chiamata col numero privato? No, non mi è arrivata nessuna chiamata, no, nessun privato. Sto parlando dal fisso, ma qua ogni volta squilla e non mi risponde. Io ci riprovo, perché non la posso chiamare dal mio, perché qua questo cellulare non prende bene e poi va a finire che il provino viene bruciato. Io la richiamo dal fisso, mi raccomando, se vede il numero privato risponde però. Chiudo, la chiamo dal privato. No, perché se squilla. Vabbè, se non mi risponde di nuovo, proviamo a farglielo col cellulare, se regge. Forse Fabio ha il blocco per non gestire. Ok. Adesso è occupato. No, adesso è occupato, prima squillava. Riproviamo l'ultima volta, se no ci proviamo dal cellulare. No, ma prima squillava. Proviamo col cellulare, vediamo se regge che prende, vediamo un po'. È arrivata una chiamata,
Fabio, guardi, io la provo a chiamare, ma niente, non so se lei ha un blocco per i numeri privati. Ma risulta che fa lo squillo, magari questo. Prima squillava, adesso risulta occupato, io non so proprio come fare. Guardi, proviamo da qui, che devo fare? Userò il mio telefono, proviamo, speriamo bene, perché come le ho detto qui non prende bene questo telefono. Quindi se poi cade la linea dovrò richiamare, sperando che si senta tutto, Fabio. Allora... Sì. Io innanzitutto le chiedo l'autorizzazione ad andare avanti, perché come lei ha fatto questo provino, io le devo dire innanzitutto che lei è piaciuto molto agli autori e sono molto molto interessati. L'unica cosa è che ci sono dei dubbi, ci sono dei dubbi sulle capacità di canto che vorrebbero che io insieme a lei andassimo a sondare, Fabio. Sì, no, non c'è problema. Io non ho mai fatto canto, non ho mai studiato questo forse. Ah, ok, va bene, quindi lei non ha... Però canta, da quello che insomma ho potuto vedere anch'io, canta anche molto bene. Sì, sì. Oltre a cantare sì, fa altro, sì. Fabio? Allora, io faccio, diciamo, dal genere Ramazzotti, le classiche napoletane, Carosone. Ramazzotti lo fa con la voce di Ramazzotti o con la voce sua? No, con la voce mia, perché no, con la voce mia. Mi fa sentire così un "e ci sei adesso tu"? Sì. E ci sei adesso tu. Mamma, che bravo Fabio, mamma mia. Sì, vabbè, diciamo che me la cavo, però sono intonato, sì, su questo. Bellissimo. Sì. Mi fa sentire una nota alta? Sopestrate, non vorrei stillare, non vorrei... Non so se si può mettere in un angolo, perché io, insomma, devo, entro stasera devo decidere chi prendere e chi no. Devo fare insomma, un attimo questa scrematura telefonica, lo so che non è bello. Poi devo farla venire a Milano, prima di farla venire, io preferirei, insomma... Sì, beh, gli accenno qualcosa. Innamorato, sempre di più, in fondo all'anima... Ci sei per sempre, tu per te non è una promessa, ma è quel che sarà, domani è sempre, sempre vivrà, sempre vivrà, è sempre vivrà. Eppure un'altra cosa insomma un po' più rock ce l'ha? Più rock, ma vediamo un po' che posso fare, va bene, tu fa l'americano, però su, ti piace? Più rock, però va bene, proviamoci. Sì. Tutti che sono con un stemma a rete, una cupolella che la vice da isata, passo scampagnando con tu l'ete, un menù a pepete fa guardare, tu fa l'americano, americano, siendomi che tu fa bravo, bravo, Fabio. Guardi, io volevo provare a sentire una cosa, perché sentendo la sua voce, secondo me potrebbe andare benissimo per dei pezzi, per esempio, che ne so, quelli che faceva Pupo. Me lo fa sentire, no. se la ricorda il gelato al cioccolato? Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, gelato al cioccolato. Ma le sa tutte lei, bravo Fabio! Vabbè, vediamo, non lo so, questo qui non lo so molto, però... È un box lei, ci piace. Vabbè, guardi, io sono molto contenta, sono molto positiva su questa cosa. L'unica cosa è che di cantanti, come lei ha visto, tu sì che vale se ce ne sono tanti. Però posso dire una cosa, io a casa mia ho fatto il provino con un microfono da 5 euro, con una cassa diciamo un po' più, penso che gli strumenti adatti andrebbe ancora meglio, penso, no? Certo, quello sicuramente, però no, la cosa, il consiglio che le volevo dare io è di trovare, sì. Io non so se lei ha visto insomma i provini degli altri a Tu sì che vales. Sì, ho visto delle cover bellissime, sì. Come ha visto però alcuni, cioè non è che fanno solo i cantanti, magari cantano, fanno uno spogliarello, fanno insomma delle cose per rendere anche più interessante la performance. Sì, ma io, va bene, ma io non so se sarei preso e porterei una canzone, farei anche una scenografia in base alla canzone, sembrerebbe che tipo di scenografia ci farebbe? Non lo so, per esempio porterei una bella canzone d'amore, oppure una canzone classica, classica napoletana che riguarda un po' il super mare, queste cose qui. Mi fa sentire, però se lei canta una canzone d'amore, Fabio, me la deve fare sì. Facendomi sentire che lei è innamorato.
questo sì. Sì, mi fa un esempio, me la fa sentire una canzone d'amore, ma me la canti da innamorato però, eh. Quelle canzone classica napoletana, italiana, quelle senti che c'è per strada, allora mi ha preso. Guarda, italiana, lei si mette in un angolo, tanto col fatto che insomma la gente non può girare, non credo ci sia la folla per strada. Si trovi un angolino un attimo. Ah, sì, no, pensando sto con la mascherina, mi vedo proprio la mascherina. Certo, infatti nemmeno si vede che muove la bocca con la mascherina, quindi può fare, su. Si preoccupi che nessuno sì, la guarda. Hai canta una classica napoletana? Una classica napoletana, ma la voglio sentire con lei innamorato. Sì, no, perché sono passata, lui cerco sempre di... Che libro sotto braccia, camicetta, fiore blu, muova signore bella, non sa la scuola pure tu. Ti piglia sigaretta quando accatto per papà, ti mette giù il rossetto, come dire, fa mamma. Lazzarella. Bene, beh, però lazzarella. Me la rifà un po' più innamorato ancora. Lazzarella, un tempo comune. Più innamorato, più innamorato, Fabio, forza, non si vergogni, più innamorato. È stata... Ma bene lo studente, non c'è la scuola, Gesù. Oh sì, così. La camicetta, sì, sì, Fabio. Mi piace la sigaretta quando accade. Oh mamma mia. Giorno 7, come vieni, mamma, Lazzarone, mamma mia, quanto sei innamorato, ci piace, è bellissima questa versione. Sì, sì. Ma guardi, io forse per me sarebbe sì, ma mi hanno detto gli autori di chiedere una cosa, Fabio. Mi hanno detto che... mi hanno detto di chiedere se te la sentiresti di cantare anche nudo. No, vabbè, questo no. No, nudo no. Nudo no. No, perché stavano cercando proprio uno che cantava nudo anche, però va bene. Insomma, mo, per te magari troviamo un'altra cosa da fare. Vediamo un po'. Ma a livello di acuti come siamo messi, fa? A livello di? A livello di acuti. Sì, abbastanza bene, sì, abbastanza bene. Abbastanza riesci bene a farmi un qualcosa che vai molto in alto con la voce? Ma lo so, anche se mi metto in un angolo, dobbiamo prendere un appuntamento per stasera, ma poi va a casa. C'ho proprio il microfono e le posso cantare, le faccio sentire. No, ma io senza microfono, col microfono no, io devo sentire la voce così. Gli ho detto, Fabio, che io mi devo sbrigare perché entro le 7:30 devo dare questa lista di persone che poi parteciperanno. Sì, lo so. Allora non si muore e non mi so spiegare perché muoio per... ma qua siamo sempre sul suo range vocale. Io avrei bisogno di sentire un acuto. Qualcosa di alto. Perdere l'amore, maledetta sera. Ma non posso stare, mi stanno guardando tutti. No, bravo, continui, Fabio, continui. Lo so. Guardi che lei sta, ci sta quasi che lei poi viene a fare il programma. Non si si vergogna lì, adesso poi nel programma non si vergogna. Lo so, però mi prendono per pazzo. Ma no, ma si figuri, adesso lo prendono per pazzo. Lei poi glielo dice, io devo andare a Tusi, che Vales, che pazzo. Lo so. Forza, Fabio, non si vergogni, qua dobbiamo andare davanti a milioni e milioni di telespettatori con Tusi, che Vales. No, perché avevo un impegno un attimo con mia mamma, c'è un attimo dal dottore, devo andare a prendere. Vabbè, io adesso 5 minuti ancora e poi la faccio andare via. Perché ci sono anche i vigili, non vorrei che fanno qualcosa. Ma che le devono dire i vigili? Lei gli dice al vigile che sta facendo il provino per Tusi, che Vales al telefono. Lo so. Io già l'ho fatto il provino, quelli mi hanno chiamato, che devo fare? Lo so, però allora che se ne frega, non è di queste. Allora, se mi chiama fra 10 minuti, posso pure. Sentiamo che ci posso la macchina. Fabio, queste sono occasioni che capitano una sola volta nella vita. Se lei mi fa chiudere adesso, io già ho avuto problemi a telefonarla. Vabbè, le faccio. Te faccio l'ultimo acuto, poi perché forza, devo scappare. Forza, bravo Fabio, su. Allora, non lo so, sto pensando una canzone. Mamma, so tanto felice. Questa è pazza. Oh, vita mia,
Toi gode, e is gode, si sta de tu prima amore, tu prima l'ultimo sarai. Bravo Fabio, bravo. Guardi, io sono molto molto contenta e la faccio sicuramente venire a fare i provini a Milano. L'unica cosa è che le volevo dire un'altra, le devo dire un'altra cosa, perché uno degli autori è rimasto molto molto colpito da lei nel provino. E si è un po' infatuato, io non so adesso, non vorrei essere insomma troppo invadente, però questo autore vorrebbe insomma conoscerla un po' meglio. Sì, ma anche da vicino non c'è problema, possiamo conoscere. Ma questo autore insomma è molto attratto da lei, io non vorrei che, perché è una persona un po' strana, sa, poi quando si sente rifiutata poi diventa nervosa e, insomma non le sto più a spiegare, però io spero insomma che se la chiama poi questo autore lei sarà gentile con lui. Vabbè, non so, se bisogna fare il provino, se non so anche come se lui ti piaccia come canto, ma non lo so. Ma a lui non è che gli piaci solo come canti, gli piaci proprio qua. Lo so, purtroppo non sono del... Come si dice? Non sono del stesso opposto, avete capito? Non sei del stesso... No, capì. Vabbè, ma tu faglielo credere, che ti importa? Che io ti voglio far venire qua, ma questo è proprio pesante, questo autore. Lo so, è proprio... Cioè, è una cosa impossibile. Niente, allora mi sa che non possiamo prenderti, Fabio. Mi dispiace, non tutto il culo. Non lo so, non detto pure. Sicuro fa? Sì, sicuro. Questo, mo questo ci rimane male. Tu rischi che mi fai licenziare. Non ho capito? Rischi che mi fai licenziare. Lo so, ma mi dispiace, purtroppo non sono del stesso posto, non mi piace, mi piacciono le donne, non... E va bene, niente, quindi preferisci le donne a Tosica e Vales? Purtroppo sì, cioè, purtroppo è nella mia indole, che ho una dignità, non è perché voglio contrastare, purtroppo sono fatto così. Grande Fabio, grande, uno scherzo, sei su Telephone Jokes, su Radio Portici Live, sei stato grandissimo. Mamma mia. È uno scherzo che ti ha fatto un tuo amico, che potrai scoprire chi è andando a vedere stasera la trasmissione. Noi eravamo in diretta su Radio Portici Live, ma finita la diretta il video resterà lì a disposizione. Io sono Gender Parisi, non sono... bene, però se vedi sei rimasto fedele ai tuoi principi, anche con tuo figlio e Valz. Ho capito, sì. Va benissimo, allora Fabio io ti ringrazio, grazie per aver giocato con noi e mi raccomando vai a vedere il video sulla pagina di Radio Portici Live, così scoprirai chi ti ha fatto lo scherzo. Va bene, un bacio grande, grazie Fabio, ciao, grazie. Beh, ce l'abbiamo fatta anche col telefonino, ce l'abbiamo fatta. Però purtroppo col telefonino abbiamo sempre il problema, potrebbe non sentirsi da un momento all'altro. Va bene. Mo ci organizzeremo con un altro telefonino. Quindi ci organizzeremo meglio con un altro telefonino per la prossima puntata. O anche con il mio, adesso vediamo, anche perché questo momento Fabio ha visto il mio numero e devo trovare... Vabbè, al massimo poi chiamo col privato dal mio, vediamo come risolverla. E siamo alle 19:03 minuti. Io non so se abbiamo ancora il tempo di fare qualcosa. Regia, che mi dite? Che noi in teoria alle 19 dovremmo chiudere. Non ho idea se c'è qualcosa in palinsesto dopo. Sì, no, ce l'abbiamo ancora, ci abbiamo un paio di scherzi ancora. L'unica cosa è che magari se ne facciamo poi andiamo a finire che si fa tardi, semplicemente. Quindi qualche scherzo ce l'abbiamo, chi si è collegato per vedere gli scherzi. Non ne abbiate a male, questa è una puntata... Uno lo devo fare perché ci stanno seguendo dal Messico.
ci stanno seguendo dal Messico, no, però non lo so perché non... aspetta, non so se è arrivato. Se è arrivato, fammi controllare, regia, fatemi controllare questa cosa, perché... Intanto ragazzi vi ricordo che ci vediamo giovedì prossimo alle 18, comincia la trasmissione, faremo tantissimi altri scherzi, vi ricordo sempre di lasciare un messaggio o tramite WhatsApp o tramite Messenger alla pagina Radio Portici Live, lasciateci un vocale in cui ci chiedete lo scherzo, anche anonimo va bene lo stesso, non dite il numero nel vocale ma lasciatecelo scritto perché poi il vocale lo faremo sentire durante la trasmissione, quindi se volete essere anonimi cercate di camuffare la voce per non farvi sgamare subito. Fabio ha capito chi gli ha fatto lo scherzo probabilmente. Aspetta, aspetta. Sì, sì. Facciamo intervenire Fabio. Io però volevo sentire Roberto perché so che stanno aspettando. Ecco qua. Roberto Perini, se ci sei, mandami un messaggio tu. Eccoci, pensiamo di essere in diretta, intanto. Sappiamo che l'hanno chiamato davvero Fabio. Aspetta un attimo, vediamo perché Roberto c'è, sta seguendo. Eccoci qua. Così vediamo perché visto che ha fatto collegare le persone al Messico, questo scherzo glielo facciamo. Ok, allora lo facciamo. Glielo dico. Roberto, guarda, lo facciamo subito. Sei già riuscito a girare il link agli amici del Messico e così poi li salutiamo. Anzi, io ne approfitto, li saluto. Allora, facciamo lo scherzo che ci ha commissionato Roberto, vi faccio sentire l'audio, eccolo qua, perché questo scherzo lo stanno seguendo anche da Città del Messico, era Roberto, scrivimelo, Allora, eccolo qua. Pronti? Pronta regia, faccio partire il vocale. Pronto? Ciao Gender, sono Roberto. Volevo fare uno dei tuoi fantastici scherzi a un amico mio di nome Mauro di Roma, e giocando sul fatto che lui, pur essendo un po' âgé, ritiene di essere una mira erotica per molti giovani virgolti più o meno palestrati. Ti prego Gender, aiutami tu, anzi, pensaci tu. Bene, quindi devo fare il palestrato e vediamo subito, facciamo subito, vediamo se Roberto ha scritto nel frattempo. Intanto devo tornare maschietto, vediamo. Da Città del Messico, ci sono Gianluca e Umberto da Città del Messico, ciao ragazzi, adesso facciamo questo scherzo e vediamo. Okay. Ok, ci siamo. Il numero ce l'ho qui. Allora, la vittima si chiama Mauro e abbiamo qui il numero. Torniamo. Facciamoci il capello da classico palestrato. No, palestrato ce l'ho su. C'è abbastanza palestrato, regia? Vabbè, facciamo finta di sì. Che ci dobbiamo sbrigare, sennò se devo diventare palestrato adesso è difficile. Allora, il numero è questo. Che stiamo per chiamare Mauro.
Dobbiamo far credere che siamo interessati a lui, che ho 25 anni, mi porto bene. Non mi risponde Mauro perché vede il privato, probabilmente questo problema lo risolveremo. Sì, ci organizzeremo con una sim apposta per fare gli scherzi. Io ci riprovo, se no chiamo col mio anche stavolta. Provare a chiamare col mio. Facciamo questa prova col cellulare, vediamo se risponde, altrimenti lo rimandiamo alla prossima settimana, in modo che gli facciamo dimenticare di queste chiamate e poi lo freghiamo. Allora, ti devo far sentire una cosa, Angelo. Dimmi, regia, dimmi. Senti questo vocale che mi è arrivato. Riguardo dello scherzo di prima. Michele, ciao, sono Tony. Comunque mi hai fatto pare a tutto tempo con mano pazza a cantare qua in mezzo al piazzale, tutta la gente che passava che lo piavano per il culo. Comunque non stavo capendo che cazzo stava succedendo. Ho finito di cantare. E mi ha detto, mi ha chiamato Radio Portici Live. Ho pensato, questo secondo me è Michele che sta facendo la radio, perché ho visto che hai fatto la pagina. Comunque è uno spettacolo, tu giù. Bene, bene, ha funzionato allora. Ha funzionato, ti passo di nuovo la linea. Va bene, va bene. Allora, vediamo, chiamiamo. Proviamo con questo, eh? Speriamo bene. Pronto? Pronto, Mauro? Sì. Ciao, ciao, sono Angelo. Guarda, mi sono fatto dare il tuo numero da un amico comune. E... scusami un attimo, Angelo chi? Io il numero non lo conosco perché non ce l'ho memorizzato. Non ci conosciamo, Mauro. Io in realtà mi sono fatto dare il tuo numero da Antonio. E... conosco 2 o 3 anche di Antonio. Guarda, io non ti so dire il cognome perché è una conoscenza da discoteca, perché stavo insieme a lui al Cube prima che insomma succedesse tutto questo. E sì. Ti ho visto, mi ha detto che ti conosceva e niente. Insomma. Ma dove mi hai visto, scusami? Al Cube. Al Cube, io? Sì. Quando? Sono decenni che non ci vado. Guarda, forse ha capito male lui, perché io in realtà ti ho visto, pensavo di aver visto te al Cube che è stato a dicembre, insomma, prima di tutto. No, assolutamente, io al Cube non ci andavo neanche all'epoca. Sento malissimo. Anche perché discoteche non ce ne sono.
Certo, no, 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 infatti purtroppo forse Antonio ha capito male. Che sì, ma adesso se tu mi dici chi è questo Antonio, io posso guarda, arrivare a capire. Sì, io non ti ho detto, è una mia conoscenza della discoteca, non so nemmeno il cognome. Alto sarà insomma su 1,75, sarà sui 55 anni. Non lo so, no. Non mi risulta, è qui di Roma? Sì, sì, di Roma lui. Non mi dice assolutamente niente, no. Tu hai il suo numero di telefono? Sì, in realtà no. Sì. Adesso... No, perché chiaramente se è qualcuno che io conosco, cioè come ha fatto lui a darti il mio numero di telefono? È perché io gli ho chiesto il numero di una persona che ho visto al Cube, sì? Perché insomma a me piacciono un po' più grandi, sì, di me. E gli ho detto, ma tu lui lo conosci? Lui mi ha detto, sì, sì, lo conosco. Io ho detto, guarda, io poi sono un po' timido. Gli ho detto... la cosa è simpatica, è molto simpatica, però francamente io non so chi sia questo Antonio. E comunque io certo non ero al Cube. Certo. Natale, assolutamente no. Però, vabbè, magari è uno scherzo del destino, noi ci siamo incontrati. Appunto. Come ti chiami? Angelo. Mi chiamo Mauro, Angelo detto. Sì, però vedi, il nome Mauro è giusto. Forse ha confuso. Sì, può darsi che da lontano pensava che fossi tu, invece poi, vabbè. Però, ma perché lui mi ha visto dal Cube. In realtà io ero con questo Antonio, ci eravamo trovati lì quella sera. Da lontano gli ho detto, guarda che figo quello, e lui mi ha detto, sì, quello sì, lo conosco, è Mauro. Però niente, perché può darsi pure che lui ha confuso quella persona per te. E sì, come pensavo... me, no, se è al Cube senz'altro, io sono proprio decenni che non vado, decenni proprio. Sono andato credo una volta sola, ma forse era ancora prima del 2000. Certo. Io andavo al Max, questo sì. Oh, sì, ne hai sentito parlare? Vabbè, sono giovane. Un po' piccolo io per il Max, so che esiste, che è esistito. Però, insomma, tu quanti anni hai detto giovane? 25. Madonna, sei una ragazzina, certo non c'eri. Certo. Siamo andati fino a, diciamo, ai primi anni 2000, ecco. Certo. Io sono andato perché non mi piaceva molto la musica, era molto bello l'ambiente anche. Vabbè, tu quanti anni hai? Io ne ho 66, eh. Ah, beh, perfetto, sì, per me. Ah, perfetto. Sì. Meno male, però ti avviso, sono robustotto. Beh, è proprio il genere mio. Non flaccido, perché cammino, vado in piscina, eccetera. E purtroppo per te sono molto peloso, ma non so se ti piacciono le persone pelose. Ah, io adoro, cioè, sei proprio Babbo Natale, sei il mio regalo. Sono il tuo regalo. Sì, sei il mio Babbo Natale personale. Sono il tuo Babbo Natale. E vabbè, quindi non lo so, allora io direi, questo numero qui è il tuo? Sì, sì, questo numero è mio. Allora, io lo memorizzo. Tu memorizza il mio, certo, ci sentiamo poi con calma, però insomma... E ci mandiamo anche qualche foto così vedi se ero io o meno, insomma. Certo, certo. Poi quando ci vediamo facciamo qualche giochino carino, ne so, ti metto un pannolone, ti leggo col catetere. Ah, ho capito, va benissimo. Ti piacciono queste cose? Io ho una sessualità relativamente normale, però anche un po' spinta. Vabbè, ci può giocare un po'. Vedremo, giocare si può. Sì, a me piace molto, insomma, cose divertenti, non mi piacciono le cose quelle, insomma, zozze. Mi piace giocare anche con un po' di umorismo nella sessualità, anche il gioco del fatto che tu sei più grande, ma ti voglio trattare un po' come un bambino. Puoi fare il mio bambino. Io faccio il tuo bambino, che invertiamo, sì, tutti i ruoli. Sì, mi piacerebbe, ti metto un pannolone, io non so adesso se lo troviamo. Ci saranno pannoloni grandi. Non lo so, guarda, non lo so, ma è una cosa che mi eccita tantissimo, di pensarti tutto nudo con un pannolone addosso. Babbo Natale col pannolone. Lavori? Sì, io faccio il cubista, in realtà poi sto studiando ingegneria. Ma adesso fai il cubista? Sì, faccio il cubista in alcuni locali. Sì, non so se conosci la serata che fanno all'Alpheus. Sì, ma secoli fa, Che no, io ci sto lavorando adesso, purtroppo adesso sono fermo col fatto del Covid, chissà quando ricominceremo.
bellissimo ragazzo, Insomma, muscolosetto, non sono grossissimo, grosso, però sono muscoloso, Quello grande, alto, basso. Altissimo, c'ho una goffa io. Madonna. Bene, dai, allora poi ti leggo col catetere e giochiamo così. Ti leghi col catetere. Ti piace? Non lo so, non l'ho mai fatto. Vabbè, ci proviamo. Abbiamo qualche frustatina col catetere. Sì, mamma quanto comunque, mi eccita questa cosa, guarda. Sì, comunque adesso mi ho ridotto il numero. Ma Mauro, questo è stato proprio un colpo del destino. Sono adesso chiamo Antonio subito e gli dico grazie che mi era questo numero, anche sì, se non però, era lui. Però devi dirmi, mandami un messaggio e mi dici questo Antonio chi è, com'è, se hai una foto magari manda. Adesso ti giro il suo numero così vedi il suo WhatsApp, sicuramente ce l'hai, perché se mi ha dato il tuo numero. Se ti ha dato il mio numero è chiaro che mi conosci, io sto pensando, quanti anni ha sto Antonio? Hai detto sui 55 sì. Io guarda, conosco diversi Antonio, però, ma è fidanzato con qualcuno? Che io sappia no, perché stava da solo. Ah, no, vabbè, comunque adesso appena chiudiamo ti giro il contatto, tu cominci a prendere, a cercare pannoloni, perché questa cosa la dobbiamo fare. A cercare i pannoloni? Sì, dai. Certo. Allora Mauro, sei su una trasmissione radio di scherzi, si chiama Telephone Jokes, ti hanno fatto uno scherzo telefonico, io sono Gender Parisi, sei stato la nostra vittima, sei stato simpaticissimo, grazie per aver giocato con noi. Una stronzata, mangia te col pannolone. Guarda, allora lo scherzo è su radio, siamo su Radio Partici Live, siamo in diretta Facebook, naturalmente finita la diretta rimarrà il video che tu puoi andare a vedere e guardando il video scoprirai chi ti ha fatto lo scherzo. Tu vedi questa cosa, scusa, non ho capito niente perché c'era una sirena che passava. Su Facebook cerca Radio Partici Live. Ah, Radio Partici Live. Uno degli ultimi video. Sì, uno degli ultimi video. Sì, uno degli ultimi video che trovi è quello della nostra diretta, di quella che sta andando in onda ora. Guardala e scoprirai chi è il mandante dello scherzo per te. Ah, va bene, benissimo. Radio Partici Live. Sì, L-I-V-E. Sì, va bene. Grande, grazie Mauro, è stato fighissimo. Ciao, grazie. Grazie pure a Mauro, grazie a tutte le nostre vittime, grazie alla signora Cafarelli che c'è stato a Pier Coccolone. Noi la salutiamo tanto, ma Rosaria, scusaci, ci hai fatti divertire, comunque sei stata veramente grande e niente, noi siamo pronti, perché vi ricordo per l'ultima volta per oggi naturalmente, di mandare un messaggio con la richiesta del vostro scherzo alla pagina Radio Partici Live, lasciateci un vocale in cui ci dite chi siete, se volete dircelo, altrimenti fate un messaggio anonimo, dite a chi volete fare lo scherzo e che tipo di scherzo più o meno volete fare, lasciateci il vostro contatto senza metterlo nel vocale e il contatto della persona a cui fare lo scherzo, noi poi vi richiamo io personalmente e ci organizziamo per fare uno scherzo nel migliore dei modi possibili. Intanto è stato un piacere stare con voi, è stato bellissimo stare su Radio Partici Live, un grande grazie alla nostra regia Michele Nunziata in regia, che è stato anche il mandante di uno. Buonasera ragazzi, buonasera. Ciao Michele, e allora speriamo vi siate divertiti e rinnoviamo l'appuntamento tutti i giovedì alle ore 18 con Telephone Jokes, conduce Gender Parisi. Ciao ragazzi! Su Radio Partici Live puoi beffare chi vuoi, tu dici come adesso pensiamo noi. Un attimo, sono subito da lei. Telephone Jokes, occupata a tua sorella, la mamma, la nonna. Scherzo per noi, telephone Jokes. Alla tua amica che ha fatto la stronza. Lo scherzo chi vuoi, telephone Jokes. Al professore che ha messo la nota. Lo scherzo per noi, telephone Jokes. Alla vicina si sbatte la scopa. Lo scherzo chi vuoi, telephone Jokes.
e poi commentaci. Siamo in diretta su Radio Portici Live. Andremo pure a replicare su Radio Portici Live. Andremo pure a replicare. Radio Portici.